Arte News, ben ritrovati. Siamo alla conferenza stampa di inaugurazione della stagione sciistica 2012-2013. Siamo all'interno dell'Hotel Principi di Piemonte a Torino, proprio per dare il via a quella che sarà la nuova stagione sugli sci in Via Lattea. Molte sono le novità dal punto di vista tecnico per quanto riguarda gli impianti e le piste percorribili, ma non solo, anche dal punto di vista commerciale. Sappiate che tornerà in Via Lattea, esattamente a Pragelato, il Club Med, e dal punto di vista anche sportivo, quindi andiamo a scoprirla insieme. Accanto a me l'ingegnere Giovanni Brasso, l'ingegnere e presidente della Sestri SPA, buongiorno. Buongiorno. Siamo in conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione sciistica 2012-2013, che si preannuncia piena di novità, e questo rappresenta anche il sesto anno dell'attività della Sestri SPA. Sei anni sono tanti e molte innovazioni e molte iniziative sono state attuate. Beh sì, sei anni cominciano a essere un lasso di tempo significativo per fare qualche minimo di rendiconto. Sì, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato nell'ottimizzazione del parco impianti, abbiamo lavorato nell'ottimizzazione aziendale, abbiamo modificato tante piste e quindi abbiamo reso molto più fruibile e agevole il collegamento fra le aree. Adesso la gente si muove di più sciando e questo per noi è lo sci del futuro, cioè la gente deve viaggiare, si deve spostare, deve godere veramente, deve fruire di un territorio molto ampio, perché la giornata sugli sci deve essere un po' pensata come una gita. Siamo molto contenti di questo, siamo molto contenti che il nostro lavoro, così come le economie e così come l'abolizione dei privilegi, che abbia consentito di tenere ancora per un anno invariato il prezzo dello ski pass giornaliero e stagionale, cosa che credo che sia importante in questo momento di crisi. Sono contento del ritorno del Mediterraneo perché ci dà una visibilità internazionale molto importante, ma soprattutto sono contento che sia addirittura d'arrivo o addirittura che sia definita la questione della neve con la regione su un programma quinquennale che ci permetterà anche di andare avanti negli investimenti, di pianificare altre iniziative, quindi avere davanti un futuro abbastanza tranquillo sicuramente per un'azienda è un motivo di investimenti, di crescita e di progresso. E quando si parla di cambiamento della filosofia della Sestri, a cosa intende, a cosa allude? Beh, intendo, come ho detto in conferenza, una cosa è anticipare il tempo, una cosa è seguire il tempo. Anticipare il tempo è facile perché vuol dire il 15 di novembre crearsi le strutture, assumere il personale, fare come se tutto dovesse partire. E seguire il tempo invece vuol dire aspettare che si determinino le condizioni ambientali e poi procedere a tutte queste operazioni. È chiaro che le due cose hanno degli aspetti ben diversi. Anticipare il tempo vuol dire star tranquilli, ma avere una struttura molto pesante e costosa. Seguire il tempo vuol dire avere qualche problema, qualche preoccupazione, qualche rischio, ma vuol dire potersi avvalere di una struttura estremamente snella, con indubbi vantaggi dal punto di vista gestionale. Invece dal punto di vista sportivo, cambiando quindi settore, c'è il ritorno programmato, anzi c'è la candidatura della Sestri per la Coppa del Mondo. Sì, il presidente Roda ha proposto la candidatura di Sestri Air, che è stata accettata, è una cosa molto importante. È chiaro che prevede il ritorno per il 2015, ma se si apriranno delle possibilità, se si determineranno le condizioni, noi saremo senz'altro presenti anche per anticipare l'evento. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Sono accanto al direttore tecnico della Sestri SPA, Vittorio Salusso. Ciao Vittorio.
Ciao Elisa. Allora, siamo ai nastri di partenza per la nuova stagione sciistica 2012-2013. Siamo qui in conferenza stampa. Molte le novità previste per quest'anno dal punto di vista tecnico e le esploriamo con te. Innanzitutto so che ci sono state modificate e realizzate ben 10 km di piste nuove e tante soluzioni anche per i principianti. Beh, tu ben sai che noi abbiamo cercato negli ultimi anni di rendere la Via Lattea itinerante. Cioè tutto il comprensorio, non più legato ai vari paesi, ma avere un comprensorio unico. Questo era necessario, costruire delle piste adatte a tutti, per permettere a tutte le famiglie, a tutti i gruppi di poter percorrere questa Via Lattea itinerante senza problemi. Quindi questi 10 km di nuove piste sono importanti, importante è quella che parte da l'anfiteatro e va a Pragelato, che è una novità assoluta, una discesa di 4 km, è molto importante anche il nuovo collegamento dell'anfiteatro a Sestriere Borgata, perché permette di scendere su una pista facile a tutti gli utilizzatori del nostro comprensorio. Abbiamo modificato anche la pista 1 sul colle, in modo che anche quella fosse sciabile, molto sciabile e sciabile da tutti. Questo è un completamento degli anni passati, perché le stesse cose sono state fatte sull'area di Sauce Dulce, di San Sicario, di Cesana, Clavier e Monginevro. Possiamo dire che da quest'anno il nostro obiettivo di rendere il comprensorio agibile a tutti è stato raggiunto. Quindi buona neve a tutti e vi aspetto tutti a sciare in Via Lattea. Benissimo, grazie Vittorio. Per parlare delle nuove iniziative del co-marketing e dei prezzi, accanto a me c'è la responsabile marketing Ilaria Amperon Cabus. Ciao Ilaria. Ciao Elisa e buongiorno a tutti. Allora, molte le iniziative che si confermano anche quest'anno in termini di co-marketing, proprio per il successo riscontrato nelle stagioni passate e quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, ma anche molte altre vanno ad aggiungersi nel progetto co-marketing. Esatto, le nostre aziende co-sponsor hanno rinnovato con noi l'accordo, di questo le ringraziamo, siamo molto contenti, i numeri ci hanno dato ragione, il cliente richiede il co-marketing, quindi insomma il progetto che è nato per ammortizzare il costo dello ski pass quest'anno fa guadagnare il cliente, fa guadagnare l'acquirente di ski pass giornaliero e stagionale. Detto questo, ci sono molte aziende che entrano con noi, molte altre aziende, siamo molto contenti di riavere con noi ERG, che per 2 anni insomma ci aveva lasciato, adesso ritorna col progetto di co-marketing, entra nel nostro progetto SELF tutto il mondo dei file da te, Neostec, che è un nuovo dispositivo per i parcheggi, Terme Torino, Mondo Vicino, l'outlet di Mondo Vicino, Palestre Torino, insomma hanno rinnovato anche quelli che sono storici, i nostri co-sponsor storici, quindi insomma siamo molto contenti, è un progetto veramente ricco, veramente ampio, sia per lo ski pass stagionale che per lo ski pass giornaliero. Il feedback del successo, quindi il riscontro di questi, dell'utilizzazione dei voucher vi viene data dai partner, anche dal cliente che appunto richiede, mostra la sua soddisfazione. Come riuscite a riscontrare il feedback dell'utilizzazione di questi voucher? Ma mensilmente monitoriamo il dato di redemption tramite i dati che ci danno i co-sponsor, quindi sappiamo appunto mensilmente quanti coupon o stagionali o giornalieri sono, insomma, hanno usufruito del comarco. In più il cliente che ci chiede, il cliente che ci fa i complimenti e il cliente che insomma non vede l'ora che si ricominci al 1° di novembre, ricordiamo che il progetto di co-marketing è un progetto che dura 11 mesi, quindi anche durante la stagione estiva gli impianti normalmente non sono aperti, o se non sono aperti comunque tutto comprensorio, poi si può utilizzare questo coupon. Quindi insomma la contentezza del cliente e il fatto che non vede l'ora di riniziare ad avere il coupon in mano e il discorso di redemption fa sì che sappiamo, in questo momento sappiamo esattamente che è veramente un prodotto. Poi dati alla mano, adesso se si fanno proprio i calcoli e si prende quanto si può risparmiare con il coupon, facendo la spesa, facendo benzina, comprando di qui, comprando di là, veramente il cliente, sottraendo il costo dello ski pass, può andare a guadagnare, insomma sfruttato bene e guadagno il co-marketing e denaro contante. Molto bene, e c'è un grande ritorno in Via Lattea, il Club Med.
siamo molto contenti del ritorno del Club Med. Abbiamo appena ascoltato Iolfi che ci ha spiegato appunto che è contento di aver scelto come la location Pragelato. Non solo, ha scelto come location un nostro resort del comprensorio, ma ha deciso di nominare il complesso Pragelato Via Lattea, quindi questo ci fa onore. Il Club Med sarà associato al nome della Via Lattea, siamo contenti di averli ospiti, insomma non vediamo l'ora di aprire il comprensorio con tanta neve e con degli ospiti di prestigio. Un'altra novità utile per i cittadini, tutti i fruitori delle montagne della Via Lattea, è il sito. Sì, sono orgogliosa di presentare il nostro nuovo sito www.vialattea.it, che è andato online in contemporanea con l'inizio della presentazione della stagione sciistica, quindi proprio oggi alle 11, oggi 24 di ottobre alle ore 11 è andato online il nuovo sito, è dinamico, è carino, piace tanto, speriamo che piaccia anche voi, trovate anche il video insomma che stiamo girando, quindi visitateci. Amici di Via Lattea News, quindi non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento sulle piste della Via Lattea.